Ma cari ragazzi, buongiorno e benvenuti anche questa mattina ad appuntamento con la mia sbarbata. Forza, forza ragazzi, che sta per cominciare il weekend. Oggi è venerdì e quindi domani sarà sabato di conseguenza e comincia un weekend, anche se il mio pensiero va anche a coloro che lavorano in queste giornate, diciamo, festive per la maggior parte di noi e che invece diventano giornate di lavoro per coloro che svolgono servizi di pubblica utilità o che semplicemente lavorano su turni. Questa mattina, giornata tempestosa, c'è un forte vento, fortissimo, forte raffiche di vento, ci dovrebbe essere un calo termico delle temperature e durante veramente ieri sera, perché durante la notte mi sembra di no, c'è stato un forte acquazzone, un violento temporale. Allora, stamattina ragazzi utilizzerò un set del saponificio Pachis, è precisamente l'ultimo in ordine di uscita, Speakeasy. Sono stato, diciamo, invogliato ad utilizzarlo dall'amico Giorgio, che saluto, buongiorno, perché ieri appunto mi chiedeva di questo marchio perché aveva visto nella foto dei setup il tappetino colorato di saponificio Pachis e mi chiedeva su questo marchio in paragone ad un altro marchio italiano. Allora, parlando del saponificio Pachis, questa è la storia di due amici, nonché due soci, che lavorano e avevano iniziato a lavorare con una società di consulenza, che si sono poi lanciati in questa divisione la statura tradizionale, perché Vincenzo e Corrado praticamente sono i nomi. Vincenzo aveva problemi di follicolite acuta durante la rasatura e quindi decise di mettere le mani in pasta, appassionato di chimica ovviamente, e creò un sapone freelander per cercare di ovviare a questo suo personale problema. Poi lo fece provare intanto al suo amico socio e poi ad altri amici e quindi fu proprio Corrado che disse: noi dobbiamo far conoscere questo sapone. E quindi è nata questa avventura a Pachino in Sicilia, dove la caratteristica è l'utilizzo dell'olio di oliva e di tanti altri oli essenziali, tra cui anche l'estratto della pala del fico d'India, quindi un prodotto davvero completo, un prodotto di qualità. Speakeasy è stato realizzato in particolare in collaborazione con l'Accademia Scapicchio, quindi altro grande nome nella storia della rasatura italiana, e si rifà agli anni 20, gli anni del proibizionismo dell'alcol in America, quando nacquero come funghi questi locali, gli Speakeasy, dove era possibile dedicarsi ad ogni tipo di divertimento, bere alcol clandestino e anche radersi. La famiglia Scapicchio, che aveva uno di questi locali, in particolare mise a disposizione anche il proprio distillato che preparava nelle botti di ruvere e quindi ecco nata la fragranza. Una fragranza, ragazzi, liquorosa, una fragranza di rum, ma anche una fragranza fruttata, dove ci sono delle note fruttate, dove c'è poi la melassa, ci sono poi i ligni che vanno a dare corposità a questa fragranza, molto molto interessante. Quindi oggi ho deciso di provare, anzi no, di riprovare questo sapone, proprio pensando all'amico Giorgio che mi ha ispirato. Naturalmente c'è anche il suo aftershave splash, entrambi in questo packaging di alluminio. Come rasoio, altra ispirazione che ho avuto nei giorni scorsi è il Tatara Muramasa. Un rasoio, ragazzi, avveniristico, dal design essenziale, dall'ottimo grip, come potete vedere, la cui particolarità sono
le balle di scosimento laterale che vanno a regolare il cap della lama. Quindi non è il cap che sale e scende come nella maggior parte dei rasoi, ma sono queste due balle laterali che scosono. Davvero un qualcosa, secondo me, di ingegnoso. Procedo ad armare il rasoio, ovviamente con la sua lametta dedicata a Tatala, la katana giapponese. Eccola. Vado a prendere una lametta, la apro e andiamo ad armare il rasoio. Questo è il regolabile di casa Tatala, il Muramasa, e la versione in acciaio, perché poi esistono anche le versioni in titanio. E tutto è nato appunto parlando con un altro amico di cui adesso non mi sovviene il nome, del Master Brunet. Appunto si parlava della versione acciaio, io possiedo il Masamune Notachi in titanio, che secondo me è molto, cioè è del peso giusto, perché io anche, lo dicevo anche nel gruppo, anche il cellulare che ho è in titanio. Intanto rasoio armato, ok, lametta allineata, lo mettiamo qua. Come pennello è stato facile scegliere perché io ho scelto questo con il manico in legno a forma di botte, ragazzi, eccolo qua, perché parliamo di distillati di vino, di rum, e quindi mi è venuto naturale scegliere questo pennello che ha un ciuffo in tasso, un ciuffo basico, un ciuffo starter di Omo Brush. Ma a questo punto io forse mi sono anche dilungato, ma ho voluto spendere qualche parola in più per dare anche una descrizione di questo sapone, di questo brand di cui mi era stata chiesta opinione. A questo punto sono pronto per procedere con la detersione del viso utilizzando il sapone liquido detergente mani, viso e corpo di Messina Testimonia Stone Pine Citrus. Partiamo, ragazzi. E da questo punto, ragazzi, procedo a sciacquare il viso. Molto bene, ragazzi, quindi a questo punto sono pronto per l'applicazione del primo bagno caldo. E dopo il panno caldo, ragazzi, sono pronto per applicare l'olio per barba allevando le dolci con spremitura a freddo di Esso Cosmesi. Eccolo qua. Molto bene, ragazzi, quindi a questo punto io sono pronto per andare a montare il sapone. Ovviamente effettueremo questa operazione, seppur virtualmente insieme, quindi vado a spostare il cellulare a favore di inquadratura della scatto, così procediamo assieme. A tra poco, ragazzi. Molto bene, ragazzi, come potete vedere, il sapone che si presenta con una consistenza semi-morbida, cremosa, è già nella scatto. Il pennello, guardate quanto è carina questa botte in legno. Il pennello, dicevo, l'ho tenuto a bagno durante i preliminari della rasatura ed adesso ne ho stricciato il ciuffo che è quindi umido. Vado a recuperare i residui del sapone dalla spatola, eccoci qua, ragazzi, e a questo punto quindi sono pronto per procedere con il montaggio.
Ragazzi, io direi che ci siamo perché il pastone si è ben formato e ben amalgamato, privo di bollicine di aria, lucido, quindi possiamo procedere alla prima insaponata. Vado quindi a riposizionare il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo. A tra poco. Ed allora, ragazzi, eccoci pronti per procedere con la prima insaponata. Spicchisi by Saponificio Pakis. Molto bene ragazzi, quindi a questo punto sono pronto per procedere con il primo passaggio, passaggio in pelo. Quindi prendo il rasoio, il Tatara Muramasa che ho settato a 4. Ecco qua, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccoci qua ragazzi. Settato a 4, quindi con un'esposizione positiva, perché questo rasoio a 1 e 2 ha esposizione negativa, a 3 un'esposizione neutra e a 4 e 5 un'esposizione positiva. Procediamo con il verso del pelo, ragazzi. Bellissima sensazione di taglio, ragazzi, eh? Un rasoio stupendo.
Molto bene, ragazzi, a questo punto il passaggio in piedi è andato, possiamo procedere a sciacquare il viso. Ed a questo punto, ragazzi, procediamo nuovamente con l'applicazione del panno caldo. E dopo questa bella coccola del panno caldo, procediamo nuovamente a insaponare il viso. Molto bene, ragazzi, a questo punto, dopo aver inforcato gli occhiali di ordinanza, andiamo con il verso del traverso o obliquo. Ragazzi, vado a regolare il cursore sulla posizione 3. Non so se si vede, comunque è a 3. Molto bene, ragazzi, quindi anche il passaggio obliquo o traverso è andato, possiamo procedere a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, procediamo nuovamente con il panno caldo. E quindi, ragazzi, dopo questa coccola procediamo nuovamente ad insaponare il viso. E da questo punto sentite il vento di burrasca che c'è questa mattina. A questo punto, ragazzi, è arrivato il momento di andare a recuperare la protagonista, la tavoletta freezer. Cos'è la tavoletta freezer? Altro non è, ragazzi, che una salvietta di colore bianco come questa, che io ad inizio lasatura bagno per bene, ben impregnata. Piego in quattro, strizzo appena per la parte di acqua che grumna e poi inserisco in orizzontale nel freezer come se fosse una pizza. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la tavoletta è diventata rigida, tale da meritarsi questo appellativo. Ma io la prendo, la appoggerò sul lavabo, così mentre vado di contropelo si ammorbidirà al punto giusto da consentirmene l'utilizzo in molto. Quindi vi lascio per qualche secondo perché vado a recuperarla. A tra poco, ragazzi. Ed eccola, ragazzi, è lei, la mitica tavoletta freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre io procedo con il contropelo settando il cursore del rasoio sulla posizione numero 2.
Molto bene ragazzi, allora anche il contropelo è andato, quindi a questo punto valuto l'opportunità e necessità di qualche ritocco. E a questo punto ragazzi anche il contropelo è andato, io procedo con una bella insaponata di cortesia. E mentre ragazzi io mi godo questa insaponata di cortesia che ovviamente non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo un'insaponata per godere delle proprietà cosmetiche del sapone e di questa seducente profumazione, comincio a sistemare un po' il tutto e noi poi ci vediamo per proseguire con la skin care del viso. A tra poco ragazzi. Molto bene ragazzi, io ho sciacquato anche il viso. E da questo punto sono più che pronto per l'applicazione della salvietta freezer. Eccola qua, ragazzi. Molto bene ragazzi, dopo quindi questa rinfrescante e tonificante salvietta freezer procedo ad asciugare il viso tamponando dolcemente. E da questo punto, ragazzi, sono prontissimo per applicare il talco finissimo di Club Men Pinot. E mentre lascio che il talco si assorba, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. E a questo punto, ragazzi, possiamo procedere con l'applicazione della crema riparatrice del saponificio Varesino.
Molto bene, ragazzi. Quindi a questo punto lascio che si assorba la crema riparatrice Pro Wicatis, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Ed a questo punto, ragazzi, sono pronto per l'applicazione del balsamo dopo barba Vitos by Susan Darnell. Lascio asciugare anche il balsamo, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Ed a questo punto, ragazzi, ci siamo. Sono prontissimo per l'applicazione dell'Aftershave Splash Speakeasy by Saponificio Pakis. Fantastico, ragazzi, una profumazione davvero favolosa, molto molto direi autunnale, ragazzi, anche se io, sapete, non sono solito categorizzare le fragranze in base alle stagioni, nel senso che se mi va posso usare anche una Proraso al mentolo in pieno inverno e nessun problema. Però sarà la giornata così un po' turbolenta e dire poco, ma questa fragranza ci sta proprio bene. Questo odore di rum fruttato, l'odore del legno, delle botti che contiene il rum, molto molto bello, ragazzi, mi piace, mi piace. Ok, allora ragazzi, la mia sbarbata si conclude qui egregiamente, direi. Vedete, non ci sono irritazioni, non ci sono red point. Come procediamo? Prima colazione naturalmente, poi applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa, altamente idratante ma di facile assorbimento, ed a seguire applicazione della Hydration Potion, sempre di Zingari Man, che è un idratante sotto forma di gel da applicare sull'intero ovale. Io ve lo consiglio perché è sempre opportuno utilizzare un idratante da giorno sul viso, anche se non vi sbarbate tutti i giorni, per idratare la pelle. Eventualmente i due prodotti possono essere combinati, nel senso che si prende una quantità di gel Hydration Potion nel palmo della mano, si aggiunge qualche goccina di Rescue Potion, si va a miscelare con i palmi e si applica stendendo uniformemente su tutto l'ovale, su tutto il viso. Ma a questo punto, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui anche questa mattina nel rituale della mia sbarbata. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon lavoro, eventualmente buon proseguimento di ferie se qualcuno è ancora in ferie, e naturalmente vi aspetto qui per il prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, ciao!